Sagittario, andiamo a vedere come sarà per voi questo mese di aprile 2022 per tutti coloro che hanno sole e luna ascendente nel segno del Sagittario. Di conseguenza io dico sempre di ascoltare il vostro ascendente e la vostra luna per completare, diciamo, la visuale di questo mese di aprile 2022. E come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare il vostro like. Per chi non mi conosce, io sono Astro, benvenuti su questo canale. Per qualsiasi informazione in basso nella descrizione trovate la mia mail e la mia pagina web dove potete prenotare anche il vostro consulto direttamente. Bene, iniziamo a fare queste previsioni del mese usando i nostri tarocchi, quindi poi faremo un video solo a livello astrologico per il mese di aprile 2022. Intanto vediamo qual è la vostra prima carta. Mi si è girata proprio la carta dell'insegnante, dell'insegnamento. È possibile che in questo momento avrete una grande, capacità di comunicare, le vostre conoscenze durante questo mese. Sarà proprio un mese in cui avrete la possibilità anche di raccontare le proprie esperienze. Sarete voi magari che guiderete probabilmente dei gruppi in questo momento che possono essere a livello lavorativo o magari una persona che è vicino a voi che ha bisogno da parte vostra di un vostro aiuto. Le esperienze in questo caso saranno importanti anche perché probabilmente qualcuno ha appreso dal passato determinate lezioni. Siete molto tranquilli in questo momento, vi rendo conto che siete in una fase in cui state capendo e riscoprendo probabilmente quelli che sono stati errori che sono stati commessi non solo da voi ma anche da persone intorno a voi. E ad aprile direte: ma io ho appreso che forse non ne vale così tanto la pena, o magari ho appreso che bisogna comportarsi in questo modo. Le vostre abilità saranno molto importanti, sarete per le persone vi contatteranno proprio per chiedervi aiuto, perché avete insomma delle grandissime abilità, qualunque esse siano, e ovviamente la vostra saggezza. I Sagittari sono molto saggi, riescono sempre a dare un consiglio al momento giusto, preferiscono spesso non parlare, non dire, proprio perché vogliono innanzitutto capire bene il complesso, la situazione generale, e poi sullo specifico capire se realmente vale proprio la pena. E ovviamente il teacher, quindi l'insegnante, potrebbe essere una persona vicino a voi che è un insegnante, una guida, un guru, qualcuno che vi possa dare delle indicazioni non soltanto a voi, ma anche ad una comunità. Potrebbe essere anche il fatto che vi innamorate della persona che vi sta guidando in questo momento, no? Potrebbe essere, insomma, un insegnante di guida, un fisioterapista, piuttosto che un insegnante di yoga. Ecco, qualcuno che vi interessa molto, quindi sarà molto presente in questo momento la figura di un insegnante, qualcuno che vi sta guidando in questo momento. Sarà importante quindi in questo preciso istante capire con saggezza dove voler arrivare. Mi raccomando, cercate di trattenere questo vostro grande potere, questa grande vostra abilità e di non abusare di essa. Andiamo a vedere la seconda carta, quindi il secondo messaggio dalle nostre carte. Sagittario, andiamo a vedere la ricerca o il ricercatore. Vedete come poi alla fine tra l'insegnante e il ricercatore c'è veramente la sete di conoscenza in questo mese, c'è la sete di verità soprattutto. Probabilmente qualcuno andrà alla ricerca di chiavi di lettura per una determinata situazione. Scoprirete cose comunque importanti durante questo mese, forse verrete a sapere di qualcosa riguardante qualcuno, magari della vostra vita. Inizierete a capire anche qual è realmente il vostro percorso durante il mese di aprile, capirete qual è la fondamentale necessità in questo momento per poter avanzare, andare avanti nella vostra vita. Il ricercatore è anche un po' colui che va all'avventura, che vuole trovare mondi o realtà che sono in qualche modo un po' non scoperte, né, nella vostra vita. Quindi avete proprio bisogno in questo momento, amici del Sagittario, di uscire un po' dalla vostra zona di comfort. A voi non vi dispiace questo, però è arrivato il momento un po' di iniziare
qualcosa di importante, per esempio gli studi, o iniziare un corso, o iniziare qualcosa che possa anche far uscire dalla vostra parte qualcuno di nuovo. La ricerca, il ricercatore è anche la ricerca di qualcuno. Forse questo qualcuno l'avete così tanto vicino che non state neanche vedendo, e quindi forse è arrivato il momento di ricercare qualcosa anche intorno a voi. Magari cercate di vedere chi sono le persone con cui che frequentate tutti i giorni in questo momento. L'importante però è trovare una strada, perché il ricercatore potrebbe un po' perdersi, quindi potrebbe essere magari una persona che si perde perché non riesce a trovare una strada giusta. Ecco perché sarà fondamentale in questo momento trovare una strada. Allora, la carta del beggar è come se fosse il contrattare, il cercare di trovare un qualcosa di giusto anche per voi sostanzialmente, no? Anche se in questo caso potrebbe essere qualcuno che chiede aiuto, ma in maniera forse sembra quasi il mendicante in questo caso, però qui dovete trovare un po' la vostra forza, il vostro coraggio. Allora, uno, siccome queste carte mi parlano di qualcuno che deve fare uscire un po' dalla zona di comfort, non vorrei che molti Sagittario stanno vivendo una realtà che non ama, ma lo stanno facendo perché non hanno i soldi, perché non hanno altre vie di uscite, e quindi in questo caso diventano un po' pezzenti, tra virgolette, un po' mendicanti di una situazione. State mendicando l'amore, il luogo dove vivete, le vostre realtà. Quindi uscite un po' tanto fuori da questa realtà. Mi rendo conto che forse avete proprio bisogno di superare certi ostacoli, avete bisogno proprio di uscire fuori un po' dalla vostra vita. Vi ricordo anche di mettere un po' i piedi per terra e di essere più umili, di capire che la strada che state facendo è un po' una strada misera, qualcuno di voi, non tutti, quindi c'è bisogno di autostima anche per poter ritrovare forse una nuova realtà che potrebbe essere quella proprio che la ricerca o le persone intorno a voi possono anche darvi sostanzialmente. Allora, andiamo a vedere un po' sette carte per i nostri sette chakra, andiamo a capire un poco. Come sarà? Allora, abbiamo l'imperatrice nel settimo chakra, il carro nel sesto, quinto il re di bastoni, sesto il 6 di denaro, 7 di bastoni, 10 di bastoni e la ruota della fortuna. Carta nascosta, abbiamo il 4 di bastoni. Allora, andiamo a vedere subito nel primo chakra, abbiamo una ruota della fortuna, si vede che ci sono dei cambiamenti che state attuando forse proprio nel vostro luogo dove vivete, quindi ci possono essere proprio durante il mese di aprile dei piccoli cambiamenti che devono assolutamente essere rivalutati, rivisti, ed è probabile che durante questo periodo di aprile avete proprio quella necessità di trasformare un po' quello che è intorno a voi. Ci sono realtà particolari in questo momento, sono realtà che devono essere azionate, forse qualcuno deve proprio fare grandi cambiamenti o forse anche spostamenti semplici nella propria casa. Qualcuno si sposterà, e lo vedo anche nel carro, che nel sesto chakra rappresenta un po' quello che sarà il futuro, la proiezione della propria vita. Ci sono persone del Sagittario che hanno bisogno proprio di vivere una nuova realtà, spostarsi verso una nuova realtà, e questo è anche un po' la ricerca che il ricercatore che stavamo qui vedendo, trovare una strada nuova, perché le strade forse che stavate vivendo in questo momento sono strade misere, sono strade che vi rendono un po' chiuso, e voi siete le persone che avete bisogno invece di spazi, di aria, di luce. Nel lavoro c'è tanta fatica questo mese, si vede che è un mese dove avete tanto da fare, buono, visto che siamo in un momento in cui
Purtroppo non è molto facile a livello economico per tutti quanti, quindi va bene avere del lavoro, mi raccomando però non affaticatevi tanto col vostro corpo. Se non avete nessuno, credo che qualcuno di un segno di fuoco, quindi un ariete, un leone, un sagittario come voi, vi aiuterà tantissimo a spronarvi, a trovare comunque una strada. Questo potrebbe essere addirittura un capo o un ex capo che potrebbe darvi una mano proprio durante questo periodo, forse avrà bisogno di voi. Mi raccomando, non fate le ore piccole durante questo mese. Avete bisogno di riposarvi perché il vostro fisico è un po' stancante in questo momento. A livello emozionale vi vedo un po' inquieti, vi vedo un po' agitati questo mese. Sembra quasi che questa ricerca di una strada, questa ricerca di una felicità, tra virgolette, vi sta rendendo un po' agitati. È un mese in cui avrete a che fare molto con un po' quelle emozioni interne personali, quindi dovete un po' lottare, secondo me, in questo periodo. Avete proprio bisogno di avanzare sostanzialmente nella propria vita, trovare comunque una strada, trovare comunque delle dimensioni diverse, delle dimensioni nuove, perché tutto quello che voi state vivendo in questo momento purtroppo vi sta un po' rendendo agitati. Quindi c'è bisogno di confini nuovi, di strade nuove. Lo vedo nell'insegnante, nella ricerca, nella ruota della fortuna, nel carro. Sembra quasi che dovete avviare verso una nuova realtà. Ecco perché c'è un po' di agitazione. Nel cuore abbiamo un 6 di denaro. Allora, non è che non vi va bene la cosa delle questioni amorose, anzi, i sagittario che sono in coppia stanno dando tanto ad una persona, forse non stanno ricevendo giusto, diciamo, tra virgolette, ricompensa di quello che voi state dando per una persona, ma credo che l'altra persona non è in grado di darvi realmente quello che vuole, un po' per la sua testardaggine, un po' per il fatto che è in una posizione che non può in questo momento regalarvi le stesse emozioni che voi state chiedendo. Però sarà un mese dove c'è un po' un accordo tra di voi, insomma, troverete forse anche il giusto compromesso se siete in una coppia e state cercando di trovare una giusta strada. Sarà proprio forse il mese dove troverete una strada importante. Forse il fatto che non avete entrambi una direzione giusta e che entrambi siete sì, vabbè, viviamo il presente, lo potete sentire anche come una debolezza nella vostra coppia. Allora, non è sempre una debolezza, è bello viversi il presente, però voi questo mese avete proprio la necessità di sapere dove si va, come dobbiamo comportarci con questa coppia, chi dobbiamo essere, marito, moglie, convivenza, figli. Inizieranno un po', e forse anche un po', mi rendi felice, tra virgolette, un po' quello anche che vi chiederete durante questo periodo. Se non avete nessuno, devo dire che comunque ci sono tante persone intorno a voi. Mi rendo conto che siete anche voi in una fase in cui state cercando qualcuno. Io vi ripeto, è più vicino di quanto voi pensiate. Quindi è proprio una persona vicino a voi, che potrebbe addirittura essere una persona che è un insegnante, un dottore, qualcuno che in qualche modo vi guida. O addirittura una persona che non state vedendo perché lo vedete più come un amico, in realtà potrebbe essere qualcosa di molto più passionale, perché questo re di bastoni è in un chakra di comunicazioni, quindi credo che è proprio un presente. Se proprio non c'è nessuno, perché siete persone che allora ci saranno delle comunicazioni importanti con qualcuno, una persona di un segno di fuoco, un ariete, un leone, un sagittario come voi, che potrà entrare nella vostra vita, diciamo trasformarla, tra virgolette. Nel sesto chakra abbiamo un bellissimo carro, il chakra è il campo, diciamo, della visuale futura, e siccome c'è un bel successo in questa carta, c'è proprio l'autocontrollo, il controllo di se stessi, la voglia anche di avanzare nella propria vita, devo dire che questo sarà un mese importante dove troverete proprio quell'obiettivo, dove finalmente capirete quale strada prendere. Quindi uscite un po' da questa incertezza, agitazione, inquietudine che avete e iniziate seriamente a pensare come persone responsabili. Verso qualcosa di importante. L'ultimo chakra è l'imperatrice. Voi state bene sostanzialmente. Nell'inconscio siete persone che amate la vostra vita, amate voi stessi, amate il vostro corpo, e se non è così, amatevi sempre di più durante questo mese, perché sarà un mese importante. Carta nascosta, il 4 di bastoni, che è una carta di stabilità, di casa. Ecco, mi viene un po' da pensare che siete un po'. Vivete un po' tra le nuvole in questo momento, non sapete dove stare, non trovate una strada giusta. In realtà quello che voi dovete cercare è casa, che sono le radici, dove volete mettere le radici. Ecco, questo potrebbe essere, diciamo, uno spunto per un'opportunità importante, diciamo così, va bene? Allora, Sagittario, andiamo a vedere un po'
La carta della fiducia. Abbiate fiducia e soprattutto lanciatevi, vedete questa persona che si lancia nel vuoto, cioè avete bisogno proprio di scoprire anche quali sono i vostri limiti e soprattutto quali sono le vostre opportunità o capacità. Quindi andate a realizzare un po' i vostri sogni, non potete sempre rimanere dove siete, ecco perciò vi ho detto che c'è una zona di comfort che verrà superata in questo periodo, va bene? Allora, andiamo a vedere adesso un po' quali sono i segni zodiacali che saranno molto più influenti per voi durante questo periodo. Abbiamo tutti i segni di fuoco, ma l'avevo detto da quando avevo visto questo qua, quindi Ariete, Leone, Sagittario, guardate, soprattutto il Leone, eh? Poi Capricorno, poi Plutone e Scorpione in questo caso, lo Scorpione nuovamente e il Cancro, quindi tutti i segni di fuoco. Ariete, Sagittario e Leone, soprattutto il Leone, il Capricorno, Plutone, anche qui lo Scorpione è uscito due volte, quindi è molto presente questa figura dello Scorpione, e il Cancro. Questi sono i segni che avrete a che fare molto durante questo periodo. Allora, andiamo a vedere una domanda del sì o del no in questo caso, quindi fate la vostra domanda. Ovviamente, se ho già parlato di ciò, è inutile richiederlo. Quindi fatela a modo vostro la vostra domanda. Arriva qualcuno? Sì, arriva qualcuno. Ritornerà questa persona? È molto probabile che ritorna questa persona. Quindi fate una domanda molto più netta. La forza è un sì anche di grande coraggio, di grande abilità in questo momento. Mi raccomando, ci vuole, va bene? Grazie amici del Sagittario, noi ci sentiamo alla prossima. Ciao.